Come si scrive un articolo di giornale, nel nostro caso un articolo di opinione, sulla base del dossier di documenti fornito nelle tracce o ambiti della tipologia B, è quello che scopriremo in questo video. Scegliamo di soffermare la nostra attenzione sull'ambito tecnico-scientifico, in particolare sulla traccia fornita nella sessione d'esame del 2014. Ambito tecnico-scientifico, l'argomento è la tecnologia pervasiva. Il primo step fondamentale per l'elaborazione di un articolo di giornale è la lettura delle consegne. Le consegne sono minimali, niente a che vedere con la traccia del classico tema. Nella consegna valida per l'articolo di giornale si dice di sviluppare l'argomento scelto interpretando e confrontando i documenti e i dati forniti, di indicare poi il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale si pensa che l'articolo debba essere pubblicato. E poi la solita raccomandazione di non superare le 5 colonne di metà foglio protocollo. In realtà gli unici due elementi che costituiscono, se vogliamo, la traccia sono l'indicazione dell'ambito. L'ambito è tecnico-scientifico perché è uno dei 4 ambiti proposti. Il candidato può scegliere anche di scrivere un articolo di ambito diverso, e cioè artistico-letterario, socio-economico, storico, politico, tecnico-scientifico. L'argomento è la tecnologia pervasiva. Il secondo step consiste nella lettura attenta e nella schedatura dei documenti. Cosa vuol dire leggere attentamente un testo? Leggere attentamente un testo significa individuarne in primo luogo la tipologia testuale, cioè abbiamo di fronte un testo argomentativo, un testo espositivo, narrativo, regolativo. Perché è importante individuare la tipologia testuale dei documenti? Per capire la finalità del testo, cioè se si sono semplicemente finalizzati con lo scopo di comunicare delle informazioni oppure contengono delle opinioni. La individuazione della tipologia e della finalità del testo ci consente di soffermarci sul nucleo fondamentale del testo stesso: la tesi, l'opinione, l'informazione fondamentale, il fatto. Dopo aver individuato la tipologia, la finalità del testo e l'informazione fondamentale, trascrivo tutto questo su un foglio, indicando il documento, esempio documento numero 1, tipologia, testo argomentativo, e scrivo una breve sintesi. Se avrò di fronte un testo argomentativo, scriverò l'opinione, un testo espositivo, i dati fondamentali. Questa operazione si chiama schedatura.